Actually, the concept kind of came first. The idea of using emotions as characters, that was the first thing. And it was really the fun and the humor of it that attracted us. But then as we got into it, we realized, oh, there's some real depth to this, that we could talk about human condition and relationships and all sorts of complexity as well. La prima volta che ha aperto gli occhi, io ero lì con lei. Io sono Gioia. Riley. Non è un fagottino di gioia. Era incredibile. Oh, per 33 secondi. Io sono tristezza. Oh, ciao! Posso solo... voglio rimediare. Ribadisco continuamente quanto Inside Out sia uno dei miei film preferiti di sempre, probabilmente. E mi piace in particolare che si cita poco la parte concentrata sul sogno, su come anche quello sia determinante, no? E quella è forse una delle mie scene preferite, perché all'apparenza sta... no, ci sta intrattenendo, invece anche lì ci sta spiegando delle cose pazzesche di noi. Io ho imparato molto di più lì che durante l'ora di scienze a scuola. Il quartier generale si fece più affollato. Attenzione, c'è un odore sospetto. Lei è disgusto, evita che Riley venga avvelenata. Broccoli! Gli occhi! Tu avrai coiato questa! Lui è rabbia. Wow, curva comica! Lui è paura. È molto bravo a tenere Riley al sicuro. No. I was watching my daughter. She was about 11 when we started making the movie, and she had gone through a big change from being a goofy little funny kid to being a little more serious and, you know, laid back and like, dad, you know. And that seemed very familiar, not only to me personally, but to a lot of other people. And so it's really, hopefully, a film about the difficulty of growing up. Questi sono i ricordi di Riley. E sono per lo più felici. Che è successo? Tristezza! Ha modificato il ricordo! Va tutto bene. Tutto bene. Non lo so. Riportalo com'era. Ci sto non provando. Riesci a riportarlo Gioia, com'era. Ti ricordi base! No. Posso dire quella parolaccia adesso? Ci sono degli argomenti comunque molto delicati. Non è semplice decidere di raccontare come siamo fatti emotivamente. E soprattutto riuscire a tradurre questo meccanismo bizzarro e affascinante in un linguaggio che possa essere comprensibile a più livelli. Quindi in questo Disney e Pixar sono sempre stati molto avanti e anche in questo caso si confermano tali. No! Che facciamo? Perché non funziona più? Lascia fare a me! Abbiamo un problema serio. Gioia saprebbe cosa fare. Dove siamo? Quella è la memoria a lungo termine. Possiamo sistemare la cosa. Torniamo al quartier generale. Potresti perderti. Pensa positivo. D'accordo. Sono sicura che ti perderai là. Questo posto è gigantesco. Immagilandia. Cineproduzione sogni. Unicorno arcobaleno, è proprio lei. Mi è piaciuta in Avventura del sogno fatato parte 7. Vado, l'adoro. Well, Bing Bong, you'll have to see. He's a great character. He was a lot of fun to create because he really represents the spirit of childhood. And you never quite knew, even as I was writing for him, what he was going to say next. So he was a lot of fun. Venite, abbraccio di gruppo. Ora basta. Non ho sifili, ti respira. C'è sempre un modo per cambiare le cose, per ritrovare l'allegria. Sono pessimo. Oh, non lo sei. È fastidioso. Ne riparleremo, va bene? Non siamo morti. Lo considero un successo senza paragoni. Chi è la festeggiata? Oh. Reggiti. Oh, vorrei che Gioia fosse qui. Cervello ghiacciato!